Ciao lettori, sono Pachito, ritorno all'appuntamento con la video recensione del lettore medio. Oggi parliamo di gialli e di questo in particolare alla vecchia maniera di Paolo Roversi, edito da Mondadori. Paolo Roversi è stato nostro ospite, godetevi questa intervista. In nostra compagnia Paolo Roversi, autore de Alla vecchia maniera, edito da Mondadori. Paolo, domanda d'obbligo: come è nato questo libro, ma soprattutto come è nato questo personaggio del commissario Botero? Ciao a tutti. Beh, è nato durante la pandemia. Ho scritto questo libro in un momento particolare, come tutti sapete. Era un momento in cui eravamo nudi di fronte al virus e io ho voluto creare un personaggio che fosse nudo, nei confronti della tecnologia, perché Botero, questo personaggio, ha una caratteristica, è tecnofobico, ossia tutto ciò che è vagamente tecnologico, tecnologia moderna, diciamo, lui non lo sopporta, gli vengono le convulsioni. Quindi non può tenere in mano un cellulare, non può usare un laptop, non può guardare uno schermo a LED che proprio sta male. E a quel punto ho immaginato come potesse essere un investigatore tipo Sherlock Holmes ai giorni nostri. E allora ho pensato, pensiamo a come risolvono i casi oggi, no? Generalmente c'è un delitto, controllano le videocamere di sorveglianza, la triangolazione dei cellulari, le prove del DNA. Ecco, ma quando non c'è niente di tutto questo, che cosa si fa? Eh beh, si chiama Botero e la sua squadra che, indagando alla vecchia maniera con la logica e la deduzione, risolvono il caso. Paolo, un personaggio il tuo che strizza l'occhio a Sherlock Holmes, lo dicevi un attimo fa, tuttavia c'è tanto di nuovo, soprattutto nel modo di raccontare questa storia, utilizzando quelli che mi piace definire con un'accezione molto positiva, i rassicuranti cliché del genere. Lecito chiederti quanto ti sei divertito a raccontare questa storia? Guarda, mi sono divertito tantissimo e penso si veda, perché soprattutto costruire il personaggio che è stretto davvero l'occhio a Sherlock Holmes, ma anche a Maigret di Simenon, tutti, e se vogliamo anche a Duca Lamberti di Scerbanenko, sono tutti Infatti. quei, come dire, quegli investigatori di una volta che facevano, che indagavano senza la tecnologia, quindi anche il suo stesso, ad esempio, ufficio. Ha un piano in formica, un telefono in bachelite con la rotella, una lettera 22, e poi ho cercato, la difficoltà maggiore è stata renderlo credibile nel mondo moderno, perché effettivamente durante le presentazioni tanti mi chiedono: ma si riuscirebbe uno di noi a vivere un giorno intero senza tecnologia, televisione, cellulare, tutto quello? Ecco, lui ci riesce, lui Botero ci riesce, e ho cercato di far di tutto per renderlo credibile. Secondo me, insomma, lo è. Racconti il personaggio di Botero anche attraverso una telecamera, passami questa espressione, che è quella di Camilla Farina, che inizialmente sembra essere in qualche modo l'antagonista perfetto di questo personaggio, poi si scoprirà invece essere una grande risorsa, ma da qui poi taccio così da non rovinare la sorpresa ai nostri lettori. Anche in questo caso, Paolo, Camilla è metafora di che cosa? Può in qualche maniera richiamare il dottor Watson, ma non solo, non è semplicemente una spalla, è un personaggio che ha tanto da dire nell'economia della storia. Sì, è esattamente quello che hai detto, è un po' Watson, perché se anche ci pensi, la storia, io è tutto in terza persona, ma la storia di Sherlock Holmes, tutte le storie, sono raccontate da Watson, e quindi noi conosciamo il personaggio attraverso il suo assistente. E in questo caso ho fatto lo stesso, per far risaltare quanto sia strano, pazzo, originale il mio Botero, ci voleva una persona, un personaggio, appunto l'ispettore Camilla Farina, che viene inviata dalla squadra mobile a fare tre d'union con la squadra alfa, che è quella di Botero, dove sono tutti un po' usciti dagli anni 70, no? Si vestono in quel modo, c'è una che ha i capelli alla Farrah Fawcett, e quindi attraverso gli occhi dello stupore di questa poliziotta, che prima appunto si trova male con Botero, cioè dice: ma chi è questo qua? Potevo farla io l'indagine, invece mi hanno messo questo qua che sembra che sempre con l'impermeabile, col trench, insomma. Che si poi invece si ricrede subito perché vede che ha delle straordinarie capacità, e probabilmente era l'unico modo per poterlo raccontare. Se io avessi fatto parlare Botero in prima persona non sarebbe stato così efficace. Invece avere un personaggio come Camilla che lo racconta, secondo me l'ha valorizzato. Paolo, più che una domanda è un'autentica curiosità. Hai descritto Botero con questi occhi molto penetranti, un viso particolarmente magro, ma lo hai raccontato anche e soprattutto attraverso delle passioni. Ti chiedo quanto c'è di autobiografico nel personaggio di Botero per
per quel che riguarda la passione per la cucina e soprattutto l'Inter del triplete. No, diciamo che non c'è nulla di mio se non la passione per i polizieschi, perché quando cerchi di costruire un personaggio, cerchi di costruirlo il più, come dire, credibile possibile. Perché se io dovessi assomigliare a tutti i personaggi che ho creato nei 18 anni, nei 18 romanzi che ho fatto, forse quello che mi assomiglia di più era Deschi, perché anch'io ho una Vespa gialla, anch'io faccio il giornalista. E quindi lui sì, Botero è proprio frutto dell'immaginazione e delle letture e dell'ispirazione a dei modelli. Certo. Ti chiedo, Paolo, hai creato anche un personaggio che è l'antagonista ante litteram, ovvero Kaminski. In questo caso non diciamo troppo perché veramente il rischio spoiler è altissimo. Tuttavia, lasci aperta, anzi, lasci aperte, bisogna parlare al plurale, le porte per la lunga serialità anche in questo caso. Qualcosa che ti stimola, ti spaventa, ti viene a noia, è veramente una curiosità più che una domanda. Ma io la serialità nel giallo la adoro, nel senso che anche ho diverse serie anche per ragazzi, ce ne ho due per adulti, una per ragazzi, questa se va avanti è la terza, spero che vada avanti per adulti. Abbiamo scritto, la Mondadori ha scritto il primo caso del commissario Botero, adesso la prima indagine del commissario Botero. Non vorrei che portasse sfiga, no? È la prima e l'ultima indagine. Io spero che ci sia un seguito. C'è grande attenzione da parte dei lettori fino adesso, grandi attestati di stima, quindi perché no? Io spero di poter scrivere ancora di Botero e di raccontarvi del suo Moriarty, Kaminski. Io te l'ho detto prima, telecamere spente, non vedo l'ora di leggere il sequel, quindi mi raccomando, datti da fare. Un'ultima domanda, Paolo, poi ti Certo. salutiamo, ovvero che cosa ti è rimasta come eredità di questa prima indagine del commissario Botero? Guarda. Una cosa particolare, sai che quando esce il libro tu vai. Scusa, ho passato una moto perché sono in giro. Quando vai in giro alla presentazione del libro ai librai, i primi giorni, i primi 2 giorni, firmi le copie, magari si avvicina qualche lettore incuriosito, ti chiede. E io ho notato che, cosa che non mi succedeva con gli altri libri, quando dico, guarda, questo protagonista odia la tecnologia e non può tenere in mano un cellulare, dicono, bellissimo, bellissimo, dammi una copia. Quindi il fatto che anche tutti noi siamo così legati alla tecnologia, abbiamo voglia di leggere qualcosa in cui la tecnologia manchi, anche se nel mondo moderno, per cui vive oggi è nostro contemporaneo, Botero, però vive senza tecnologia, penso che questo sia quello che incuriosisca e quello che mi lascia questo personaggio. E ci auguriamo di ritrovarti molto presto con una nuova avventura. Il libro del quale abbiamo parlato è Alla vecchia maniera, il nuovo libro di Paolo Roversi. Paolo, a te il compito, anzi il piacere di salutare gli amici del Lettore Medio. Ciao a tutti, allora è stato un piacere e spero che il mio libro vi piacerà e che anche voi comincerete a leggere, a vivere più lentamente, a godervi il tempo alla vecchia maniera. Grazie a Paolo Roversi, appuntamento alla prossima video recensione. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao!